L'Italia è un paese che ha un patrimonio infrastrutturale di grandissima importanza e grandissimo rilievo. È un patrimonio che è stato costruito principalmente nel dopoguerra e direi che è qualcosa di veramente unico, perché non solo sono infrastrutture, ma sono delle vere e proprie opere d'arte e ci viene questo riconosciuto internazionalmente. Quindi è un patrimonio che è ovviamente importantissimo e che va preservato al meglio. L'edilizia in questo senso ha chiaramente la responsabilità di farsi prima attrice di questo mantenimento e, ove necessario, rigenerazione di questo patrimonio. Patrimonio che abbiamo tutti visto purtroppo è stato trascurato, è inutile farsene segreto, e abbiamo visto appunto che ci sono dei risultati molto preoccupanti. Noi riteniamo che Federbeton sia e debba essere un attore principale di questo fenomeno appunto della ricostruzione o rigenerazione, perché riteniamo di avere dei materiali che siano quelli necessari, quelli adatti, quelli pronti per l'utilizzo in questo tipo di applicazioni. Ma l'edilizia del futuro la definirei un'edilizia innanzitutto integrata. Siamo qua al MADE proprio per rappresentare la nostra proattività in questo senso. Non esiste un'edilizia fatta di un materiale o di un altro, l'edilizia è fatta di tutti i materiali che sono i più appropriati, i più necessari, i più opportuni per quel tipo di applicazione di necessità. Noi siamo qua perché riteniamo che solo un approccio integrato nel vero senso della parola, possa permettere di estrarre valore da questa capacità, da questa disponibilità di materiali, da questo enorme portafoglio che abbiamo di tutti i materiali dell'edilizia. Quindi l'edilizia del futuro io la vedo in questo senso, la vedo un'edilizia che non solo utilizza materiali con sempre più elevati livelli di sofisticazione e diciamo di adattabilità o di preparazione, ma anche un'edilizia che permette di utilizzare il materiale più corretto per ciascun tipo di applicazione. Ecco. Federbeton è un po' legata all'idea del cemento e il famoso muratore, come dicevo prima, con la cazzuola e il mattone in mano. Non è più quello ed è un qualcosa che effettivamente ci stiamo dando come target prioritario, quello di portare un po' tutti a conoscenza di cosa veramente sono i materiali da costruzione di Federbeton. Questo testimonia appunto il fatto che anche in anni difficili, anche in anni di recessione, anche in anni complessi come sono stati gli ultimi 10, i produttori non si sono mai fermati e hanno sempre continuato la ricerca, hanno sempre continuato questa voglia di mettere a frutto questo talento, molto italiano peraltro, di cercare nuove soluzioni. Quindi ci sono effettivamente grandi evoluzioni e ulteriormente supportate chiaramente anche dall'applicazione di tipo digitale che stanno permettendo appunto di aprire una nuova porta, di fare un altro grande salto nel futuro in qualche modo, perché si sta anticipando quello che saranno insomma le applicazioni del futuro. Ecco.